Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale, io sono Bizar e rieccoci con Dragon Ball Z Kakarot. Oggi andiamo ad affrontare Piccolo contro Goku, quella secondaria che si può attivare recandoci al Santuario di Dio e andando nei panni di Junior. Ovviamente in squadra né Goku, né Gohan, né Goten non devono esserci, quindi una squadra senza di loro. Parliamo con il Supremo. Ah, Piccolo. Stai osservando la situazione sulla Terra? Sì, ora che Majin Buu è stato sconfitto, la Terra e l'universo sono finalmente al sicuro. Speriamo che questa pace duri parecchio. Sei diventato un perfetto guardiano, Dende. Grazie, Piccolo. Sono felice di sentirtelo dire. Devo dirti una cosa. Ovvero, come dicevo prima, per il momento la Terra è salva e tu hai contribuito molto a questo risultato. Sono certo che un po' di riposo ti farà bene dopo tanti scontri. Ecco perché penso che questa sia l'occasione perfetta per fare ciò che vuoi tu, Piccolo. Ciò che voglio fare io? Esatto, avrei pure qualche desiderio, no? Qualcosa che hai rimandato per tutto questo tempo. Non ho mai realizzato il mio sogno di dominare il mondo. Cosa? Tranquillo, sto scherzando. Ah, meno male, mi hai fatto prendere un colpo. Però qualcosa che voglio fare... In effetti forse potrei prendermi del tempo per me, come guerriero, o alcuni conti in sospeso. Ora come ora mi viene in mente solo una cosa, affrontare di nuovo i miei più grandi rivali. Spero che tu sia pronto, Goku. Vabbè, Goku è sempre pronto. Vai verso il caso di Goku dalla mappa del mondo. Ci siamo, molto probabilmente ragazzi Goku potrebbe avere un livello molto più alto del vostro. Mio padre? Credo che si sia diretto verso le montagne. Ho capito, ti ringrazio. Qualcosa non va? Io? No, nulla di cui debba preoccuparti. Sei sicuro? Scusa il disturbo. Nessun problema. Che succede? Piccolo sembrava stranamente esaltato. Deve esserci qualcosa sotto. Raggiungi Goku usando Piccolo. Eccolo lì. Sta meditando. Sei qui. A quanto pare mi se... diciamo di sì. Credo di avere una specie di sesto senso per queste cose. Però ragazzi, certe volte va troppo veloce. Allora, sai anche perché sono qui, vero? Naturalmente. Anche se ora il calmo e pacifico Dio è di nuovo parte di me, rimango pur sempre un guerriero. È da molto tempo che desidero misurarmi con te senza esclusione di colpi. E ora è giunto il momento. Anch'io muoio dalla voglia di confrontarmi con te. Ora che ci penso, prima ancora di Vegeta, Freezer, Cell e Majin Buu, ho dovuto affrontare te, Piccolo. Sei stato il mio primo vero avversario. Quella volta ti ho battuto al torneo mondiale e ho intenzione di farlo anche ora. Benissimo, Goku. Concluderemo la nostra sfida qui e ora. Fatti sotto, Junior. È più figo dire Junior. Bene, in realtà il livello di Goku è più basso del previsto. Noi siamo molto più forti. Senza contare che possiamo anche trasformarci. Vera fusione da Mecciana. Yeah.
posto. Come vedete, è stato uno scontro abbastanza semplice. Certo che non scherzi, Junior. Se non ti fossi trattenuto, forse sarebbe andata diversamente. Fidati, ce la stavo mettendo tutta. E va bene, per stavolta basta così. Sai, dopo che ti ho conosciuto sono successe tantissime cose assurde. Però ricordo gli allenamenti qui come se fosse ieri. La tua non è certo una vita normale. Sì, hai ragione. Cosa pensi di fare ora? Dato che Majin Buu è sparito, non hai altri nemici potenti da affrontare. Semplice, mi allenerò per diventare ancora più forte. Chi può sapere quando sboccherà fuori un avversario ancora più temibile? Solo a pensarci mi sento gasatissimo. Ecco perché devo continuare a migliorare. Ieri, ieri. Non cambi proprio mai. Tu dici? Sì, un tipo strano, Goku, ma è nella natura. Va bene, e anche questa secondaria è andata a buon fine. Piccolo, te ne vai di già? Sì, ho altre cose da fare. Capisco, ci vediamo allora. Non lascerò che tu sia l'unico a diventare sempre più forte, Goku. Non resterai il migliore per sempre, non vivrò più alla tua ombra. Diventerò più forte e ti batterò al massimo della tua potenza. Bene, spero che vi sia stata utile questa secondaria. Come vedete il livello è stato abbastanza basso, quindi è stato comunque semplice batterlo. Voi come sempre mi raccomando spolliciate, mettete like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Un saluto da Bizzaragaret. Ciao, adios.